parli di Renault Captur e si smuovono le folle. Nessun SUV compatto è così tanto atteso sul mercato l'anno prossimo. Le concorrenti sono a dir poco agguerrite tra Ford Puma, nuova Nissan Juke e la nuovissima Peugeot 2008, ma la Captur continua a rimanere in cima alle preferenze degli italiani. La nuova generazione porta con sé il meglio della tecnologia oggi disponibile per questa categoria di vetture. Quindi volete sapere vita, morte e miracoli, ma soprattutto come va su strada la nuova Renault Captur? Ve lo dico dopo la sigla. Breve ripasso delle dimensioni. La nuova Captur è più lunga, più larga e calza pneumatici più grandi rispetto al passato. 4,23 m di lunghezza, ben 11 in più rispetto a prima, circa 1,80 m in larghezza con cerchi che raggiungono i 18 pollici e un passo maggiorato a 2,63 m, ovvero più 3,3 cm. Lo stile non si stravolge, ora è più moderno e nelle proporzioni vira maggiormente verso il mondo dei SUV. Il frontale è caratterizzato dalla nuova firma luminosa C dei fari a LED di serie fin dal primo allestimento e dalle grandi prese d'aria. La fiancata invece è più muscolosa, la linea di cintura è molto alta e le maniglie posteriori nascoste a filo del montante C, come sulla Clio, regalano un bel colpo d'occhio. Tutto nuovo anche il lato B, con fanali a LED e un lunotto più piccolo per via del tetto ancora più spiovente. Ma è dentro che, passatemi il termine, c'è stata la vera rivoluzione. Partendo proprio dai sedili, che per design e forma avvolgente sono degni dei segmenti superiori. Inedito il tunnel centrale sospeso, che è associato al cambio automatico EDC, tipo E-Shift, ovvero senza cavo meccanico, crea un tocco molto high-tech, insieme poi al grande schermo da 9,3 pollici a sviluppo verticale. Schermo a cristalli liquidi anche per la strumentazione. Proprio come per la Clio c'è la possibilità di avere lo schermo da 7 o da ben 10,2 pollici, ricchissimo di informazioni. Peccato solo per la mancanza delle DAP display, sempre utilissimo. Ma come sono i materiali? Di qualità superiore rispetto al passato, questo è fuori dubbio. Il dito affonda sul morbido, su tutto il cruscotto, sulla parte che si tocca con le ginocchia vicino al cambio e sulla parte alta degli sportelli anteriori. Già, perché sugli sportelli posteriori invece diventa un po' croccante. Ma per il tipo di auto direi che ci sta. E visto che ho tirato in ballo la zona posteriore, vi faccio vedere quanto spazio c'è. Il barbatrucco della panca posteriore scorrevole di ben 16 cm mi consente di avere più spazio per le ginocchia oppure più spazio per i bagagli nel baule. E a tal proposito sappiate che il baule della nuova Captur è cresciuto. 422 litri in configurazione 5 porte, 406 per i motori diesel, che diventano ben 536 tirando in avanti la panca. Reclinando i sedili invece si arriva a 1275. Bene invece per la presenza di due bocchette d'aria posteriori, di due prese USB ed una presa 12 volt. So che volete sapere come va su strada la nuova Renault Captur e ve lo dirò, ma prima però è necessaria una premessa. Con la nuova generazione è arrivata anche la nuova piattaforma chiamata CMFB. In realtà è già stata inaugurata da nuova Renault Clio 2019 e sarà in comune con l'80% dei modelli del gruppo Renault entro il 2020. Una piattaforma modulare che introduce l'85% di componenti totalmente nuove rispetto alla vecchia Captur, ma soprattutto porta in dote il nuovo powertrain ibrido e tutta una serie di nuove tecnologie di assistenza alla guida. Qualche esempio? La guida autonoma di livello 2, che mette insieme il lavoro del cruise control adattivo, che quindi mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dall'auto che precede, e il lavoro del mantenitore di corsia attivo, che quindi tiene sempre tra le righe bianche la vettura. Senza dimenticare la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, il riconoscimento dei segnali stradali replicati sul display, il blind spot warning negli specchietti per monitorare
eliminare l'angolo cieco e un sistema di telecamere 360 per rendere sicure le manovre, consentendo anche il parcheggio automatico. Sì, va bene, ma quindi come si guida la nuova Renault Captur? Il salto generazionale si nota anche alla guida, con un livello di comfort totalmente sconosciuto al modello precedente. E parte del merito se lo prende anche l'abitacolo che, così assemblato, trasmette tutta un'altra idea di solidità rispetto al passato. E poi c'è l'assetto, che predilige il comfort alla sportività. Con questo non voglio dire che sia mollacciona tra le curve, anzi, certo, forzando troppo l'andatura, un po' di rollio salta fuori. Ma del resto, che senso ha avere una tavoletta come auto da famiglia? Non trovate? Bene lo sterzo, sufficientemente preciso e leggero, per quello che la Captur è chiamata a fare ovviamente, regala un bel feedback tra i tornanti. Il peso a vuoto di 1190 kg fa il resto. Come sulla Clio c'è il tastino magico del Multisense che modifica i parametri della vettura, passando dalla modalità eco ad una modalità più sportiva. Sì, d'accordo, ma non aspettatevi grossi stravolgimenti. E i motori? Tra le mani ho il 1300 TCE turbo da 130 cavalli, anche perché è l'unico, insieme alla variante da 155 cavalli, che Renault ci ha messo a disposizione in questo primo contatto ad Atene. Lo avevo già provato sulla Clio qualche mese fa e anche in questo caso riconferma le sue belle doti di elasticità, coppia e allungo. Il cambio automatico EDC a 7 rapporti a doppia frizione ci sta come il cacio sui maccheroni. Se avete qualche timore ad acquistare il diesel, questo 1300 TCE benzina potrebbe essere la soluzione ideale, anche perché il più piccolo 1000 turbo da 100 cavalli in effetti ha un po' il fiato corto quando siete a pieno carico e magari in salita. Fin troppo potente il 1300 TCE da 155 cavalli, decisamente una mosca bianca sul nostro mercato. Ma se sono invece i consumi che vi fanno tentennare, sappiate che questo 1300 TCE benzina che sto provando ha consumato in una prova di circa 300 km suddivisa tra città, autostrada e strade collinari 6,4 litri per 100 km. Un consumo niente affatto male. Siete amanti del gasolio? Beh, allora le scelte sono due, sempre con il 1500 declinato, però nelle potenze di 95 o 115 cavalli con cambio manuale a 6 marce e automatico a 7 rapporti. Ma le vere grandi novità arriveranno solo nel 2020, con l'arrivo della prima plug-in hybrid di Renault, un modello capace di percorrere in elettrico fino a 45 km. Altra grossa novità, la versione GPLC, che torna e torna con un nuovo motore, non più il 1600 aspirato, ma il 1000 turbo 3 cilindri evolutissimo da 100 cavalli. Questo nel primo trimestre 2020. L'isolamento acustico è da auto di categoria superiore, ma se proprio dobbiamo fare i pignoli, si sente qualche fruscio aerodinamico superati i 130 orari. E poi si percepisce, quando la strada non è perfettamente liscia, il rotolamento degli pneumatici, ma questo è lo scotto da pagare per montare i 18 pollici. Difetti? Oltre quelli che ho già citato durante la prova, quello che forse mi viene in mente su tutti è che con questa nuova generazione avrebbero potuto portare anche la trazione 4x4, magari on demand. Non che le concorrenti poi facciano tanto meglio, perché sono quasi tutte a trazione anteriore, però per esempio la Peugeot 2008 monta astutamente il grip control, che regala una certa sicurezza in più sui fondi scivolosi. Infine i prezzi, che rispetto al modello vecchio, che adesso beneficia di forti sconti, sono un po' lievitati, ma era normale. Si attacca a 17.700 euro fino a sforare la soglia dei 30.000 euro per l'allestimento più ricco, l'Initial Paris, con il diesel più potente. Ormai il sole è praticamente calato qui in Grecia. Ma adesso però voglio sapere da voi: la nuova Renault Captur riuscirà a tenere a bada mostri sacri come Nissan Juke, la Peugeot 2008, anch'essa tutta nuova, o per esempio la Ford Puma? Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina per ricevere tutte le ultime novità
sui video, e se il video vi è piaciuto lasciate come sempre un bel like. Non dimenticate poi di seguirci anche su tutti i nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e ovviamente sul sito motorbox.com. Al prossimo video, ciao!